Ben ritrovati amici, oggi vi parlo della collezione di inchiostri di Fritz Schimpf. Come forse avrete visto qualche settimana fa, ho proposto la recensione di questi due inchiostri perché mi sono stati suggeriti da un amico che aveva acquistato anche la bellissima 149 Expressive. Insomma, ho avuto modo di provare degli inchiostri che mi sono piaciuti molto. In particolare, non fatico a dirlo, questo Che Witte Folk, la nube temporalesca, mi ha letteralmente conquistato. Molto bello anche il Fritz Rot, il color ruggine, il rosso ruggine, però qui ho trovato veramente davvero 9, 9 e mezzo nella formulazione, 9, 9 e mezzo nel colore, nella resistenza, nella saturazione. Insomma, mi è piaciuto davvero molto. Quindi ho deciso, perché non esplorare l'intera gamma? Perché non andare a vedere come sono gli altri inchiostri, anche perché non sono pochi. È una tavolozza di inchiostri che, per esempio, questo è il Morgenroth, è un rosa intenso che vira verso il rosso, ma la traduzione del Morgenroth sarebbe proprio dell'alba. Il Sirimiri, con questo nome quasi onomatopeico che ricorda un po' la pioggia, e in effetti in una tradizione popolare Sirimiri è proprio questo gocciolio della pioggia, quella primaverile o autunnale, insomma, che cade magari incessante, ritmica e cadenzata. Il Rich Orange, non fatemelo pronunciare nella lingua originale, un arancione carico, ricco, saturo, sì, è vero, risponde proprio a questo, e poi il Gelato Hate, che è il Relaxed Purple, quindi un colore relaxed, tenue, delicato, così come delicato è il Niebla, che sarebbe un viola misto, il Misty Violet, un viola anche questo delicato, un viola poco saturo, un viola che tende un pochettino all'oscuro. Quindi vi sarete fatti un pochettino un'idea di una tavolozza di colori che si inserisce fra le tinte principali, non sono certo i colori primari, forse, dico forse, quello che più di tutti potrebbe incarnare un colore primario è questo arancione, che tutto sommato non ha degli grandi spostamenti tra il momento in cui lo andiamo a mettere sulla carta e quando poi si asciuga, cosa che invece capita per tutti gli altri, a partire dal rosso ruggine. Questo Che Witte Folk bellissimo, lo abbiamo già visto, e a me poi piace molto il Morgan. Ho potuto provare questo inchiostro, forse quello che più di altri ho tirato su, insieme al Sirimiri. Non sono un appassionato dei grigi, ma questo, vedrete, è un grigio abbastanza scuro e quindi risalta bene, mi è piaciuto. Però non posso fare a meno di menzionare il Niebla, altro inchiostro. Insomma, direte, ma ti sono piaciuti quasi tutti? Sì, avete ragione, mi sono piaciuti quasi tutti perché, come ho avuto modo di dire in un altro video che parlava delle carte, secondo me questo signor Fritz Schimpf, che risponde al nome di Sebastian Holz, è una persona che conosce bene le stilografiche, quindi è vero che non produce né la carta e nemmeno gli inchiostri, non è lui a produrli, così come tantomeno ha prodotto la Montblanc Expressive, ma ha cercato e indirizzato, ha fornito i criteri, appunto gli indirizzi che intendeva ricercare ed ottenere, e sono dei requisiti che il mondo della stilografica apprezza perché sono belle le tinte, ma la formulazione di questi inchiostri è ottima. Ottimo è il pennino Montblanc, che però certo lì forse ha messo meno le mani rispetto a tutto il resto, ma anche le carte, la carta per corrispondenza e quella di lino che vi ho presentato poc'anzi, sono prodotti che funzionano, sono belli, ma funzionano con le stilografiche, quindi evidentemente c'è una conoscenza a monte. Chiusa la parentesi, andiamo a provare gli inchiostri. Comincio dalla tinta più chiara, che è questo orange, questo rich orange. Volutamente lo sto provando sulla scrivo con pennino extra extra fine, perché è una tinta chiara, voglio mettere in difficoltà questo inchiostro. Noi diremo che è un arancione
ricco. Come vedete, stacca bene. Lo provo subito, immediatamente, su un'altra carta, una carta diversa da quella rodia, così poi facciamo un confronto fra tutti. Una carta meno rifinita, come si intuisce. Come avete intuito, come avete visto, non vi sto a descrivere il calamaio e tutti gli altri dettagli, per i quali vi rimando alle recensioni, quelle un pochettino più dettagliate che avete trovato in scheda del Gewitte Wolke e del Fritz Roth. Questa è la piuma Razio. Molto scorrevole anche su un pennino, per l'appunto, come questo, che è senza dubbio un extra extra fine. E tutto sommato, come vedete, stacca anche abbastanza su un foglio bianco con una rigatura. Quindi continuo con le penne, quelle sottili, col pennino sottile, in questo caso ho. Questa è una Pilot. Come vedete è un rosso che però diventa presto scuro, ma è ricchissimo di shading, di sfumature. Su un pennino così sottile si fatica un pochettino a ravvisarle, ma avendolo provato anche su altri pennini, vi assicuro che c'è molta variazione ed è un inchiostro molto bello. Soprattutto poi ha una scorrevolezza, secondo me, di quelle che fanno scorrere il pennino, compreso questo extra fine, ma non lo rendono sfrenato. Non è un inchiostro di quelli anacquati che ha poco pigmento, magari per renderlo scorrevole perché è a base di solventi. No, è realizzato bene ed è quando si asciuga diventa un rosso intenso che può ricordare un po' magari l'Oxblood, colori come quello, cioè un rosso che va spegnendosi, arricchendosi di nero, di grigio. Allora scrivo anche qua. È molto bello, vedete come la tinta, vedete man mano che scrivo come cambi colore. Qui ovviamente la carta ci mette del suo e consente di scrivere in tutta libertà, scorrevolezza. Guardate, qui si vede molto meglio lo shading di cui vi parlavo, sebbene si tratti di un pennino extra fine. Pennino F. Guardate che rosso e guardate come vira, come cambia, come si spegne, come diventa quasi scuro qua. Veramente molto valido. È un Misty. Non l'ho mica scritto tanto bene, però, perché questa è una I Misty Violet. Che ne dite? Se
Sì, si vede il viola, è che va cercato un pochettino perché il colore tende all'oscuro, tende verso il nero. Però anche in questo caso, come nei migliori inchiostri, vira al nero ma mantiene sempre la sua tinta. È un viola scuro, scuro, lo vedremo meglio nelle immagini, quelle ravvicinate. Non appena si asciuga, si schiarisce un po', non diventa più nero, ma la componente nera dovuta al liquido diventa più grigiastra ed ecco che riaffiora ed emerge il nostro violetto. Pennino F, un pennino fine, però un pennino flessibile. E questo inchiostro la fa scrivere proprio bene. Andiamolo a provare sull'altra carta. Niebla. Come ci dicono loro, feel the writing. Perfetto, bello. Guardate come è scuro appena è messo giù e poco, basta davvero poco, dato che il flusso di questa penna è un flusso di quelli, ma non voglio dire generoso, ma sta appena al di là della linea di spartiacque. Guardate, non appena si asciuga un pochettino come schiarisce ed è, tra l'altro, ovviamente, avvantaggiato dal fatto che non solo il flusso di questa penna è abbondante, ma c'è anche un pennino che con il suo tratto variabile riesce a dare ulteriore variazione, quindi ulteriore shading a questa bella tinta. Una tinta che, come vi dicevo all'inizio, non è un viola, non è una tinta primaria, è una tavolozza di colori molto ben variegata, molto, molto ricercata. Cosa proviamo adesso? Proviamo il Gelassen Hate che ho caricato sulla Mont Blanc, ancora una volta un pennino flessibile. Eccolo qua, questo è il Relaxed Purple. Valgono un po' le stesse considerazioni. Non appena lo metto giù, la componente liquida lo rende scuro, però non appena evapora, non appena il pigmento si fissa sulla carta, ecco che il tratto schiarisce e diventa un viola o un porpora, insomma, come vogliamo noi, relaxed, quindi molto tenue, molto che invita alla calma, diciamo così. Tutto sommato sono inchiostri che se non li avete di fronte agli occhi, sia quello di prima, il Niebla, che questo Relaxed Purple, tutto sommato potrebbero essere quasi scambiati se non fosse che appunto l'occhio ha dei gradienti molto più ampi di quelli che sono il sensore della videocamera. E infatti scrivendo su una carta Rodia, una carta in grado di mettere in rilievo meglio queste differenze, lo vediamo meglio. Questo qua è l'inchiostro. E adesso ho ottenuto per ultimo il Sirimiri. Il Sirimiri che ho messo su questa pilot, il Sirimiri è questo inchiostro
Sirimiri. Sì, è un grigio, è vero, però è un grigio molto scuro. Proviamo anche un po' più sottile. Che ne dite? Sembra davvero un grigio lava. Il bello è poi che quando asciuga, prende una tinta precisa, davvero a metà strada fra un grigio chiaro e il grigio scuro, quindi direi che è una bella tonalità. Non mi piacciono molto i grigi, quelli chiari, perché si notano poco, a meno di avere un pennino di quelli esagerati come gradazione. La vado a provare sulla carta rodia. Questo invece si nota, mi piace, riesco a vedere bene con chiarezza quello che ho scritto. Inchiostro Sirimiri. Ottima scorrevolezza, vedete che faccio lavorare il pennino perpendicolare e scrive comunque. E vi dicevo, questa tinta alleggerisce parecchio, non è il nero, non è il nero che crea un contrasto che a volte è addirittura eccessivo, alleggerisce la scrittura, mi ricorda alcuni font dei computer che riescono a rendere leggibile, ma un pochettino più facile, un pochettino più agevole, quindi limitando il contrasto con quello che abbiamo sul monitor. La stessa cosa mi richiama questo inchiostro, che trovo effettivamente molto valido, mi piace molto. Sirimiri, abbiamo detto che è la cantilena della pioggia, evidentemente, cioè, c'è anche, se non ricordo male, me l'ha segnalato un amico, una Nina Nanna, una filastrocca, che in maniera onomatopeica richiama proprio questo gocciolio costante. Vi metto a disposizione i colori degli inchiostri sotto luce controllata e con il pattern cromatico, giusto per cercare di dargli un riferimento appropriato. Il Fritz Roth, il Rusty Red, cioè questo rosso ruggine, in effetti può ricordare la ruggine, anche se mantiene un colore molto incentrato sul rosso, un rosso magari un pochettino con contaminazioni grigie, quindi un pochettino scurito, un pochettino desaturato, forse anche qualche sfumatura di granato, ma poco marrone, poco arancione, che talvolta è quello che caratterizza la ruggine. Il Gewitterwolke, questo Stormy Blue, effettivamente è uno dei miei preferiti, e quindi insomma potrei parlarvene solo bene. Un blue black, un blue midnight, ma che conserva delle belle caratteristiche ancora del blu, cioè la sua vivacità, un blu scuro elegante, soprattutto una formulazione da primato. Veniamo al Morgenroth, che dovrebbe essere questa alba rosa. La connotazione di rosa in effetti va ricercata però un po' con la lente di ingrandimento, nel senso che così al primo impatto potrebbe ricordare molto il Fritz Roth, perché tutto sommato c'è un po' un gioco delle coppie in casa Schimpf tra Fritz Roth Morgenroth e il Niebla e il Relaxed Purple. Però effettivamente la connotazione, vi dicevo, c'è, ma dobbiamo aspettare che l'inchiostro si asciughi, si stabilizzi e comunque la notiamo soltanto su alcune carte. A me però questo interessa relativamente poco, perché l'inchiostro è molto bello, bella formulazione e soprattutto con i pennini, quelli flessibili, quelli che hanno un tratto variabile o comunque un tratto anche generoso in grado di poter giocare sulle variazioni di flusso all'interno del tratto, cioè del segno. Mette in campo uno shading veramente molto bello e molto ricco di sfumature. Il Relaxed Purple è un inchiostro che, vi dicevo, fa un po' il paio col Niebla.
perché comunque sono due tinte molto simili al primo colpo d'occhio, ma bisogna aspettare anche in questo caso che si secchi, che evapori la parte liquida, che il pigmento penetri bene nelle fibre della carta per andare a riconoscere la tinta. Una tinta delicata, sebbene scurita e anche abbastanza desaturata, ma presente, quindi senza dubbio un must per tutti gli amanti del genere. Rimanendo un po' in queste tinte che non sono, lo ammetto, le mie preferite, troviamo il Niebla, questo Misty Violet, che potremmo per l'appunto associare anche come comportamento a quello del Relaxed Purple che abbiamo visto prima. Una volta che il pigmento si è stabilizzato ed ha intriso bene le fibre della carta, troviamo un viola tendente allo scuro, desaturato, ma comunque un viola, quindi ancora una volta un colore delicato che non è assolutamente né gridato né sfrontato, quindi per tutti gli amanti del genere. Il Sirimiri è il grigio, un grigio plumbeo della giornata di pioggia, ma beh, in realtà forse un po' più scuro del cielo di quel tipo di giornate, però è convincente proprio perché non è troppo etereo, non è l'inchiostro che compriamo per provare, poi però sulla stilografica non ci si può scrivere perché tutto resta troppo così magari confuso fra la rigatura del foglio e poco leggibile. Qui la leggibilità c'è, trovo che sia un nero alleggerito e quindi mi piace molto. Ed infine il Sundowner, questo tramonto, questa ricchezza di arancione che troviamo nei tramonti, quelli belli forti, e devo dire che forse fra tutti è l'inchiostro che meno mi ha colpito perché è quello che riesco ad assimilare ad altri che ho già provato ed anche la formulazione è una formulazione sì in linea con la collezione Schimpf, però non è quella che brilla di più, quindi come si usa dire non è il primo della lista. Grazie a tutti amici, vi lascio il link nella descrizione se voleste approfondire la conoscenza di questi prodotti e saluti inchiostrati a tutti voi.